sarebbe stato trattato con gli Andronidasi. Dopo una settimana il problema si è risolto. Vi do alcuni nomi commerciali se vi volessero interessare. C'è la possibilità di fare delle iniezioni nell'area di eccedenza del filler, oppure si possono utilizzare dei prodotti topici come gli Alovis Gel, è un gel che la paziente può utilizzare proprio in domicilio massaggiandolo 2-3 volte al giorno nell'area dove c'è questo eccesso di filler. È chiaro che vale solo in presenza di eccessi di acido ialuronico e non di altri filler. Le iperpigmentazioni sono sempre post-infiammatorie. Poi abbiamo i dismorfismi da migrazione gravitaria. Vedete, queste sono labbra, la foto è stata presa pochi giorni fa. Si dice che il silicone è proibito dal 93, questa è una ragazza che ha poco più di 20 anni, silicone sulle labbra, quindi qualcuno lo fa ancora oggi. Come vedete, le labbra tendono a pesare lateralmente, creando un dismorfismo che in pratica marca in modo permanente il disegno della bocca. Questa signorina adesso cosa possiamo fare? Adesso lo possiamo fare molto, quindi se questo è proibito c'è ancora qualche collega che continua a fare impianti di silicone. Le intenzioni, una carrellata di situazioni, quindi vedete che possono accadere eventi gravissimi. Oh my God. Chiaramente sono più gravi quando si impiantano filler permanenti. Qui si tratta di poliacrilamide, ancora poliacrilamide. Però il problema si potrebbe verificare anche con l'acido ialuronico. Vi racconto cosa mi è successo proprio pochi giorni fa. Da circa un mese e mezzo vado in un ambulatorio nuovo dove mi hanno chiesto una mia collaborazione. Si presenta una paziente per la prima volta e mi dice: dottore, io ho bisogno di mezza fiala di acido ialuronico, poi l'altra mezza me la fa tra un paio di mesi. Ho detto: guarda, questa cosa io personalmente non la faccio. Dice: ma l'altro medico la faceva. Allora vado a fare il filler dall'altro medico. Perché cosa può succedere? Che la fiala che voi andreste a conservare potrebbe nel frattempo essere colonizzata da batteri e dopo un mese, due mesi, andate ad impiantare un acido ialuronico che è una sorta di bomba settica e finite nei guai. Quindi non fatevi intrappolare dalle richieste dei nostri pazienti, non cascateci, altrimenti potreste veramente passare guai molto seri. Se vogliono fare mezza fiala, magari vengono insieme, fate mezza fiala all'una e mezza fiala all'altra, ma non conservate l'acido ialuronico. O comunque non conservate i filler in generale, una volta che li avete parzialmente utilizzati. Le allergie possono essere variabili, dall'orticaria, edema di Quinn, quindi assumere anche caratteristiche cliniche gravissime. Granulomi, si tratta di granulomi da corpo estraneo, chiaramente, una carrellata di situazioni cliniche, vedete qui c'è sul labbro, sulla fronte, labbra, qui, all'interno di qui. Beh, qui c'è poco da spiegare, è evidentissima la presenza dei granulomi. Guardate questa situazione clinica gravissima. L'indicazione clinica è la risoluzione dei granulomi esplicitamente chirurgica. Questa immagine per ricordarvi che è esplicitamente chirurgica. L'altro problema che si può verificare con i filler, parestesie e anestesie nelle regioni intraorbitaria e mentoniera. In pratica, se noi mettiamo impianti a livello del nervo intraorbitario o del nervo mentoniero, specie se facciamo impianti profondi con un filler molto reticolato, c'è il rischio di avere anche eventi avversi di questo genere. E poi arriviamo all'argomento centrale. Quando Giorgio mi ha chiesto un argomento,
ho deciso di parlare degli eventi avversi perché nel frattempo era successo un caso gravissimo qui su Roma, non so se sai tu. In pratica un collega ha fatto un impianto di idrossiapatite di calcio sul dorso del naso, c'è stata un'occlusione dell'arteria centrale della retina, conseguenza una cecità permanente. Quindi vedete cosa può succedere con un filler. Adesso cerchiamo di capire quali sono le zone rosse. È la prima volta che io parlo di zone rosse, sono delle zone dove noi dobbiamo fare molta attenzione, perché il rischio di intercettare i vasi arteriosi e di cacciarci in grossi guai è elevatissimo. Però prima di parlare delle zone rosse, io vi voglio un attimino ricordare un po' di anatomia del viso, altrimenti veramente non possiamo avventurarci a fare impianti di filler. Allora, cominciamo col conoscere l'arteria facciale. L'arteria facciale, come vedete, nasce dalla carotida esterna, si porta lateralmente, poi sul bordo posteriore, sul bordo inferiore della mandibola, fuoriesce, si poggia sulla mandibola e sale in direzione mediale e verso l'alto. Nel frattempo fornisce una serie di ramificazioni che permettono l'irrorazione chiaramente della regione mentoniera, delle labbra. Questa è un'immagine sul viso, vedete l'arteria in pratica nasale laterale è il ramo terminale dell'arteria facciale. Quindi andiamo a ricordare un'altra arteria, che è l'arteria angolare, vedete questa qui. Questa arteria angolare che cos'è? È un'anastomosi tra l'arteria facciale e l'arteria dorsale del naso, questa che vedete qua sopra. Qui lo vediamo meglio. Quindi abbiamo il ramo terminale della facciale, l'anastomosi della facciale con la dorsale del naso. La dorsale del naso che cos'è? È un ramo terminale dell'arteria oftalmica. Eccolo qui, qui lo vediamo meglio. Vedete questa immagine? Questa è la dorsale del naso. Se noi intercettiamo questo vaso, quando andiamo a migliorare il profilo del dorso del naso, qual è il rischio? Che creiamo un'embolizzazione di questa arteria, in pratica l'embolo va verso chiaramente l'arteria oftalmica e può arrivare ad occludere l'arteria centrale della retina. Adesso poi vedremo come avviene. Vi ricordo che i rami terminali dell'oftalmica con interesse per il mondo della medicina estetica sono principalmente tre. In pratica l'arteria dorsale del naso, che noi ritroviamo sul dorso del naso, poi abbiamo l'arteria sopraorbitale e sopratrocleare che incroceremo a livello di glabella. Quindi cominciate ad immaginare che una zona rossa è la glabella, cominciate a immaginare che una zona rossa è il dorso del naso, alla radice del naso. E qui c'è la sintesi del discorso che abbiamo fatto finora. Quindi l'arteria facciale nasce dalla carotide esterna, fuoriesce dal bordo inferiore della mandibola e tende a salire medialmente, fornisce una serie di rami che vanno ad irrorare chiaramente il mento, le labbra, si sfiocca nell'arteria laterale del naso. Questa arteria poi può essere è anastomizzata con l'arteria dorsale del naso dall'arteria angolare. E l'arteria dorsale del naso, ripeto, è una delle ramificazioni terminali dell'arteria oftalmica. Queste sono le zone rosse. Le ricordiamo, la glabella, la radice del naso a livello dorsale, la regione che ci potrebbe permettere di intercettare l'angolare, poi la facciale soprattutto a livello di questo triangolino alla base del naso, che spesso ci viene chiesto di correggere, e poi ancora la facciale quando questa fuoriesce dal bordo inferiore della mandibola. Quindi questi sono dei punti critici. Poi c'è un altro punto, quello a livello temporale, che forse non è proprio rosso, ma arancione, nel senso che anche in questo caso bisogna fare attenzione, soprattutto per possibili fenomeni compressivi che possiamo realizzare a livello temporale se utilizziamo un filler molto reticolato. Cominciamo a considerare la prima zona, la glabella. Cosa possiamo intercettare a livello di glabella? Come vi dicevo prima, due arterie, la sopraorbitale e la sopratrocleare, sono due rami terminali dell'arteria oftalmica. Quindi il rischio qual è? Che andiamo a cercare di correggere una ruga della glabella
intercettiamo una di queste arterie e creiamo un'occlusione di una arteria centrale della retina. Il rischio è questo. Allora, vi ricordo che le arterie terminali dell'oftalmica che ci riguardano sono la dorsale del naso, la sopratrocleare e la sopraorbitale. Eccole qua. Sono queste due che noi possiamo intercettare a livello glabellare, quando andiamo a trattare la glabella. Ma che tipo di situazioni possiamo creare a livello di glabella? Possiamo realizzare effetti compressivi ed effetti embolizzanti. Cominciamo a vedere gli effetti compressivi. In pratica, a livello di glabella, tra il derma o l'ipoderma e il piano osseo del frontale c'è pochissimo spazio. Per cui che succede? Quando noi mettiamo un impianto, succede che i vasi si trovano interposti tra un piano rigido e il filler, quindi le arterie non possono sfuggire ad un'eventuale azione compressiva del filler stesso. Che significa? Che se noi utilizziamo un filler poco reticolato, il filler si modella intorno all'arteria e non realizziamo effetti schemizzanti. Se invece noi sbagliamo e utilizziamo un filler molto reticolato, cosa potrebbe succedere? Che andiamo a realizzare effetti compressivi sulle arterie, quindi a realizzare situazioni schemizzanti. Quindi, di queste due situazioni dobbiamo evitare di correre il rischio di ischemizzare una regione della glabella per un fatto compressivo. Altrimenti può succedere questo, vedete, ischemia e necrosi della regione glabellare. Quindi conviene a livello di glabella utilizzare un filler poco reticolato, ma che per la diramatura poco, non fa niente, lo ripetete, ma usate un filler poco reticolato a livello di glabella. Un S, un M, tutte le aziende ci forniscono vari gradi di reticolazione, quindi non fatevi tentare dal fatto che deve durare molto, perché potreste correre gravi rischi voi, chiaramente le vostre pazienti. Quindi se dovete scegliere un filler a livello di regione glabellare, uno poco reticolato e certamente non uno molto reticolato. L'altro problema, l'embolizzazione. Allora, prima di parlarvi di embolizzazione, vi volevo ricordare che l'embolizzazione può essere anterograda e retrograda. È anterograda quando? Quando in pratica l'embolo, in questo caso il filler che viene accidentalmente iniettato in un vaso arterioso, viaggia secondo il flusso del sangue che scorre nel vaso arterioso, quindi in senso centrifugo. Però esiste anche l'embolizzazione retrograda, che significa che l'embolo viaggia in contrasto al flusso centrifugo che caratterizza il sangue arterioso. Perché? Perché l'energia cinetica che viene impressa alle particelle di gel del filler è tale che si realizza una forza centrifuga che supera la centripeta, che supera la forza centrifuga del flusso ematico arterioso. Quindi parliamo adesso di embolizzazione anterograda a livello di glabella, che significa che, vedete, noi iniettiamo un filler e il filler viene portato via verso la periferia. E quindi cosa succederà quando arriverà ai piccoli vasi? Che andrà ad ischemizzare la regione della glabella, quindi l'effetto potrà essere di questo tipo. Se invece io realizzo un'embolizzazione retrograda, la situazione diventa molto più grave. Perché cosa succede? Che gli emboli, vedete, viaggiano in senso opposto al flusso del sangue e possono andare in direzione di che cosa? Dell'arteria oftalmica, perché vi ricordate che le arterie che noi possiamo intercettare a livello di glabella sono rami terminali dell'arteria oftalmica. Quindi se l'embolo viaggia in senso retrogrado, va verso l'arteria oftalmica e addirittura verso la carotide interna, che è il vaso da cui nasce poi l'oftalmica. E le conseguenze possono essere assolutamente gravissime. In pratica, quando viene meno la forza centripeta, che viene chiaramente
relazionata all'azione iniettiva, che succede? Che l'embolo può tornare indietro. Tornando indietro andrà a rischemizzare chiaramente l'area della clavella. Ma se la forza centripeta è rilevante, l'embolo può addirittura arrivare a livello delle radici di inserzioni di che cosa? Dell'arteria centrale della retina e delle arterie ciliari posteriori. Quando termina l'azione iniettiva, quindi si annulla la forza centripeta, che succede? Che l'embolo torna a tornare verso la parte dove è stata iniettata, però può prendere anche un percorso diverso, cioè quello dell'arteria centrale della retina o delle arterie ciliari posteriori. Queste sono le situazioni che portano poi a situazioni cliniche gravissime. Poi ci sono stati casi, ecco qua, un'occlusione dell'arteria centrale della retina. Poi ci sono stati casi addirittura dove l'embolo è arrivato persino a livello della carotide interna. Ci sono stati dei casi chiaramente pubblicati a livello internazionale, c'è stato anche un caso famoso negli Stati Uniti perché ha riguardato un personaggio televisivo che è finita su una sedia a rotelle. Liberati con embolizzazione retrograda di un vaso terminale dell'arteria oftalmica, si è tradotta in una ischemia cerebrale e quindi con degli esiti permanenti gravissimi. Quindi questo è un accenno a quello che può succedere con un atto così banale come può essere quello dell'impianto di un filler. Anche in questo caso, una volta che termina la forza centripeta impressa dall'azione iniettiva, l'embolo tende a tornare, può tornare chiaramente nella sede di iniezione, quindi a livello di clavella, può prendere la via dell'arteria centrale della retina, quindi con occlusione iatrogena dell'arteria centrale della retina, quindi con cecità, eccetera, oppure può prendere la via dell'arteria dorsale del naso, questa qui, e creare una situazione ischemica necrotica anche a livello della regione del naso.